Ciao, io sono Giada e benvenuti in un nuovo video. In occasione di Halloween e in generale questo periodo, oggi sono qui per consigliarvi alcuni libri incentrati sulle streghe. Ho sempre amato la figura della strega a livello storico, ma anche e soprattutto a livello letterario, e sebbene ci sono ancora tantissimi libri e volumi che ho intenzione di recuperare al riguardo, ho in libreria qualche titolo che appunto è incentrato un po' sulla figura della strega, e in particolare i libri che vi consiglierò oggi hanno come protagonista streghe, sono incentrate comunque sulla figura della strega sia nell'approccio più tradizionale o attraverso delle rivisitazioni. Sono in particolare libri fantasy e non solo, nei quali, oltre a tutte le altre cose di cui trattano, sono presenti anche streghe o comunque figure legate alle streghe, e soprattutto sono libri che regalano sensazioni molto stregonesche per via della storia o delle atmosfere. E soprattutto mi raccomando, lasciate un commento qui sotto e scrivetemi i libri che consigliate voi incentrati sulla figura della strega, in modo che posso scoprire anche dei titoli nuovi magari. Partiamo subito con un libro che amo profondamente ed è Circe di Madeline Miller. Circe è un retelling mitologico, è un romanzo nel quale Madeline Miller riprende la figura legata alla stregoneria, la maga, la strega più famosa forse di tutti i tempi, ossia Circe, che è soprattutto una delle figure femminili più belle e più affascinanti della mitologia greca. E Madeline Miller ci accompagna nel viaggio di Circe. Da quando è bambina, da quando nasce figlia del dio del sole, questa bambina, che è molto diversa dalle altre ed è per questo allontanata, non amata, fino all'adolescenza di Circe, al suo esilio e alla sua maturazione in donna, in maga e in madre. Circe è un personaggio che ci è presentato a tutto tondo, è caratterizzato in maniera straordinaria ed è sicuramente uno degli aspetti più belli di questo libro. È soprattutto una figura che in qualche modo ha influenzato anche le figure successive per quanto riguarda la stregoneria e la magia. E uno degli aspetti più belli di questo libro legati alla stregoneria è il fatto che, per quanto riguarda Circe, si tratta di una magia legata, estremamente legata alla natura, alle erbe, alle piante, alla comunione con la natura e anche con le creature. È una delle cose che più ho amato in assoluto, proprio perché amo la relazione, comunque il collegamento, il legame profondissimo tra stregoneria e natura. Circe è un libro incantevole, suggestivo, emozionante e straordinario. A seguire abbiamo The Winter of the Witch di Catherine Arden, in italiano L'inverno della strega. In questo caso in realtà si tratta del terzo libro di una trilogia, per cui prima di arrivare a questo c'è bisogno che leggiate L'orso e l'usignolo e La ragazza nella torre. Se mi seguite sapete che questa trilogia è una delle mie trilogie fantasy preferite in assoluto. Ho dedicato un intero video alla saga, ve lo linko giù nella info box, mi raccomando andatelo a vedere se siete curiosi e non l'avete ancora visto. Le ragioni per cui ho amato questa saga sono infinite. Si tratta di una trilogia fantasy storica legata al folklore e alla mitologia russa. In particolare la storia è incentrata su Vasya, la nostra protagonista, che vive in un piccolo villaggio della Russia e che ha un potere particolare. È capace infatti di vedere e comunicare con le creature mitologiche, le creature del folklore, e nel suo viaggio ricco di storia, di cultura e di folklore russo troveremo anche la figura della strega, legata ovviamente alla mitologia russa, alla tradizione di questo paese. E anche in questo caso io ho amato alla follia il lavoro che Catherine Arden ha fatto per quanto riguarda questo aspetto, ma non solo, in generale penso che questa trilogia sia un capolavoro. A seguire abbiamo Howl's Moving Castle, il castello errante di Howl. Questo è un libro al quale sono particolarmente legata perché l'ho scoperto, sono arrivata a questa storia grazie a Miyazaki e al film d'animazione dello studio Ghibli. I film d'animazione dello studio Ghibli sono i miei film d'animazione preferiti in assoluto. Il castello errante di Howl è la storia di Sophie, una ragazza che lavora nell'attività familiare e realizza cappelli. Ed è la storia del suo incontro col misterioso e affascinante mago Howl, ma soprattutto la storia del suo incontro
incontro con la strega delle Lande, colei che getterà su Sophie una terribile maledizione. Il Castello Errante di Howl è un libro magico, molto molto dolce, ed è presente appunto in questa storia anche la figura della strega. Ho poi un piccolo libricino classico che non potevo non inserire in questo video, ed è The Wonderful Wizard of Oz, ossia Il meraviglioso mago di Oz. In questo caso si tratta di uno dei classici della letteratura, è la storia della piccola Dorothy e delle sue avventure nella magica Oz. È praticamente una fiaba moderna e la principale antagonista di questa storia è la malvagia strega dell'Ovest. Anche se nel mondo di Oz in realtà esistono 4 streghe, ognuna legata a un punto cardinale. Le streghe del Nord e del Sud sono le streghe buone, mentre le streghe dell'Est e dell'Ovest quelle cattive. Se cercate una storia dolce e carina che ha al suo interno però anche le streghe, leggete The Wonderful Wizard of Oz. Altro classico legato alle streghe di un autore che io amo profondamente da quando ero bambina è Le streghe di Roald Dahl. Un libro per bambini e non solo, una storia inquietante che vi farà conoscere chi sono davvero le streghe. Le streghe di Roald Dahl non sono infatti quelle a cavallo di una scopa sempre scarmigliate, ma delle donne affascinanti e super eleganti, quelle che si nascondono molto bene e che per riconoscerle sono necessari determinati trucchi. Una storia assolutamente imperdibile per i più piccoli ma anche per i più grandi di un autore geniale. Prossimo libro che vi consiglio è Dreamer's Pool di Juliette Marie Lear. In questo caso in realtà non si tratta di un libro nel quale vengono effettivamente nominate le streghe o comunque vengono affrontate nel senso stretto del termine, ma è un libro che ha al suo interno due figure in particolare che sono legate alla figura della strega, della maga e delle tematiche ad esse collegate, ed è in generale un libro che ci regala comunque anche un pizzico di witchy vibes, ossia quelle sensazioni da stregoneria. Dreamer's Pool è in realtà il primo libro di una trilogia, la saga di Blackthorn and Grimm, che ho letto di recente e ve ne ho parlato perché l'ho amata alla follia. Dreamer's Pool in particolare è un fantasy storico ambientato nell'Irlanda medievale che racconta la storia di una donna e di un uomo, Blackthorn e Grimm, che conosciamo entrambi all'inizio in prigione. Riusciranno a scappare grazie all'aiuto di un misterioso personaggio che fa parte del popolo dei Fè, e da lì inizierà la loro avventura. È una saga fiabesca sotto diversi punti di vista. Infine vi consiglio Serpent and Dove di Shelby Mohorin, in italiano La strega e il cacciatore. Si tratta di un fantasy romantico perché è incentrato moltissimo anche su una storia d'amore. In particolare è incentrato sulla relazione, sulla storia d'amore tra una strega e un cacciatore di streghe. In un'ambientazione storica che ricorda moltissimo la Francia del 1600, la nostra protagonista, Lou LeBlanc, è una strega. Una strega che è fuggita dalla sua confraternita e si è rifugiata a Cesarine, rinunciando alla sua magia e ai suoi poteri. Questo perché nella città le streghe come lei sono cacciate e bruciate a rogo. La sua strada si incrocerà con quella di Reed, che è un cacciatore di streghe che ha giurato fedeltà alla chiesa e che ha un unico obiettivo, quello di uccidere le streghe. È molto interessante la ripresa che l'autrice fa per la figura delle streghe, che all'interno di questa storia e di questo mondo sono legate anche ai fili, al sangue, e in generale si tratta di un fantasy avvincente e romantico, ed è il primo libro di una saga. Questi erano i miei consigli di oggi. Io in realtà, come vi accennavo, ho una lista infinita di libri legati a questo tema, alla figura della strega, anche e soprattutto libri storici che però devo ancora recuperare, per cui magari in futuro farò un altro video a riguardo. Per il momento appunto questi erano alcuni dei titoli che ho in libreria molto carini in cui sono presenti comunque le streghe. Io spero tantissimo che il video vi sia piaciuto e che questi consigli possano esservi utili, e se vi va fatemi sapere anche quali tra i libri che vi ho consigliato oggi vi incuriosiscono di più. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche oggi, vi mando un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!